Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Incontro presso la terza commissione presieduta da Ivano Iob con l'assessore all'energia, ambiente e urbanistica Mario Tonina e l'assessore responsabile per agricoltura, caccia e pesca Giulia Zanottelli. Tonina ha annunciato che sottoporrà al Consiglio Provinciale ai primi di luglio una proposta di modifica della legge del 98 sull'energia. Zanottelli, che semplificherà i provvedimenti disciplinari sulla caccia, istituirà un tavolo sui danni causati dai cinghiali, coinvolgendo anche le organizzazioni degli agricoltori. Lunga serie di audizioni questa settimana in Consiglio Provinciale per la Commissione Speciale Maltempo, organismo istituito nel dicembre scorso per verificare assieme agli uffici provinciali i danni della tempesta di fine ottobre e valutare gli strumenti messi in campo per farvi fronte. Lo sgombero e lo smaltimento del legname schiantato, la sicurezza dei lavoratori e degli escursionisti, la percorribilità dei boschi sono alcuni dei temi trattati. Dopo il sopralluogo alle valli di Fiemme Fassa del gennaio scorso, la Commissione, guidata dal Presidente Iob, ha completato questa settimana anche la visita alle zone colpite dal maltempo nelle valli di Rabbi, Sole, Rendena e Chiese. A Di Maro la priorità è restituire la propria casa ai 40 sfollati. Nella situazione delle pari opportunità in Trentino ci sarebbero luci ed ombre. Serve una programmazione generale che porti l'ottica di genere dentro tutta l'azione amministrativa. Lo ha detto la Presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, Simonetta Fedrizzi, che ha presentato alla stampa la relazione conclusiva sull'attività svolta. L'organismo incardinato presso il Consiglio Provinciale nominato dal Presidente per la durata della legislatura sarà rinnovato in tempi brevi. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.